non esiste il voto utile, perché sono in campo quattro coalizioni, non due, quattro. E anche perché il PD ha combinato un gigantesco disastro, facendo un incrocio non riuscito tra un comitato di liberazione nazionale, che include chi ha votato la sfiducia a Draghi, e una cosa sull'agenda Draghi. Io non capirò mai perché Letta ha deciso di caricarsi Bonelli e Fratoianni e non i 5 Stelle. Se voleva fare il comitato di liberazione nazionale, allora avrebbe dovuto farlo con i 5 Stelle. Se voleva fare una cosa che era credibile per l'agenda Draghi, non avrebbe dovuto avere Fratoianni, Bonelli e tutto quello che si portano dietro. Anche grazie a questo disastro la partita è oggi sul proporzionale, è sul proporzionale al Senato. Ed è una partita che si può vincere come abbiamo fatto a Roma, dove i sondaggi all'inizio ci davano al 6 e abbiamo finito al 20, rivolgendosi a tutti gli italiani che hanno voglia di vivere in un paese serio, che si sono rotti le scatole di essere divisi artificialmente tra due poli che poi si alleano l'uno con l'altro e che si dividono solo durante le elezioni. Mentre noi stiamo chiacchierando e mentre la Lega dichiara che la sinistra è il male assoluto e la sinistra dichiara che la Lega è il male assoluto, Orlando e Giorgetti sono al governo insieme, stanno governando insieme. Questo è un teatro che imbastiscono ogni volta che gli serve di militarizzare l'elettorato per fargli scordare le proposte e la coerenza delle proposte. Italia Viva e Azione oggi sono l'unica forza politica ad avere la stessa collocazione in Europa, punto. Abbiamo fatto un accordo per costruire gruppi unici e avviare la costruzione di un grande partito liberale, popolare e riformista immediatamente dopo le elezioni.